Un bel secondo di carne, un bel secondo che ci mancava. Facciamo un bel roast beef tradizionale, leggero. Vi insegno tutti i passaggi per avere un risultato meraviglioso, partendo anche da una carne non per forza così costosa. Ho qua un pezzo di girello, appunto perché voglio partire con un pezzo che non sia il vero roast beef, ok? I puristi mi ammazzeranno, lo so. Non è che amico si fa proprio con questo taglio, il vero roast beef è ben vero. Il problema è che la lombata, che è il taglio giusto o quello più classico per questa preparazione, è più costosa. Spesso e volentieri ha un taglio non proprio regolare, quindi è un casino poi anche scalopparla. E poi io ad esempio la lombata la preferisco veramente di più se fatta alla brace, come se fosse una bistecca. Per questa preparazione il nodino o la noce veramente sono perfetti, avrete un gran risultato comunque anche se sono più economici. Togliamo un po' di grasso alla carne, il grasso doppio, però non dobbiamo sgrassarla troppo, perché già il nodino è un pezzo molto magro, quindi poi il grasso, se è giusto, nel senso che non è troppo, dà sapore alla carne, dà anche morbidezza. Ancora questo e siamo a posto. Tagliamo adesso la carne con questo spago tutto disagiato. Mamma mia, ho fatto su un macello. Possiamo già salarla adesso, ovviamente, perché essendo poi così spessa non si perderanno liquidi in cottura se la fiamma poi è sostenuta. Massaggiamo, bisogna di essere massaggiata. La carne è meglio che non sia fredda da frigo, magari toglietela dal frigorifero almeno un'oretta e mezza prima, che non avrà uno sbalzo termico troppo forte quando la faremo rosolare. Goccino di olio, ma pochissimo, tipo 2 cucchiai. La carne è già qua che si sta rilassando. Vi spiego cosa è successo. Praticamente il microfono si è un po' così, ha voluto andare un attimo in stand-by, mi ha salutato un attimino e quindi vi spiego bene tutti i passaggi. Mi sarebbe piaciuto un sacco farvi proprio sentire il rumore della rosolatura, perché è importante. È ovvio che la padella deve essere bella calda. Voi prendete la carne, la cominciate a far rosolare dalla parte più ricca di grasso e la fate girare su tutti i lati. Io perché ho voluto farla rosolare? Perché ovviamente la reazione di Maillard, vedete, è questa caramellizzazione dei pochi zuccheri presenti nella carne. Cosa donano? Donano un sapore migliore, donano proprio anche questa crosticina così invitante, no? Si forma, quindi è importante questo passaggio. Una volta che ovviamente la carne l'avete rosolata su tutti i lati, è pronta. E la lasciamo così raffreddare un attimino su una gratella. Perché non ho messo le erbe aromatiche nel pepe? Perché in questa fase tendono a bruciare e a rilasciare un sapore troppo amaro. Quindi le mettiamo adesso. Erbe aromatiche che ho scelto sono pochissima salvia, un po' di rosmarino, pochissimo vuol dire tipo una foglia, non voglio esagerare. Poi, visto che siamo nella bella stagione, voglio mettere anche un po' di maggiorana, che metterò addirittura in questo caso dopo la cottura per evitare che rilasci sempre un gusto amaro. Visto che le foglie, vedete come sono sottili, è come il basilico, no? Bisogna metterlo dopo la cottura. Stessa cosa questa. Un bel cucchiaio di senape, 2 cucchiai. Quindi sarà un po' più abbondante, perché questo qua è il cucchiaino di olio. Prendo la carne a spalmarla anche con le mani o con un pennello, con questa miscela che ho fatto di olio e senape, poco però, non esagerate, eh. Ma servirà soprattutto uno per dare sapore, ma anche per far attaccare meglio le erbe e le spezie. Guardate, c'è già un parfum che è veramente una roba straordinaria. Erbe aromatiche. Yes! Qua metto un goccino di acqua. Adesso vi spiego perché, eh.
aggiungo un po' di senape, di erbe aromatiche che sono rimaste attaccate al tagliere, un bello spicchio di aglio al quale ho già tolto l'anima, un bel bicchiere di vino bianco e adesso vi spiego cosa andrò a fare. Questa teglia la metterò sul fondo del forno, vi faccio già vedere. Il pezzo di carne con la grattella lo metto nella parte centrale. Invece, cosa succede adesso? Il grasso, tutto ciò che cola, no, dall'arrosto, andrà a finire nell'acqua. In questo modo non si formeranno dei fumi all'interno del forno, perché ci sarà l'acqua che non farà appunto far fumo al grasso della carne, che colerà tutti i sapori e tutti i profumi, no? E allo stesso tempo qua sotto si formerà un sughetto delizioso che useremo per condire la nostra carne. Cottura. Per avere un perfetto risultato, secondo me dovremmo stare attorno a 53-56 gradi al cuore, in base a una, se preferite insomma una carne più al sangue oppure media cottura. Non superate in questo caso i 60 gradi, perché allora è meglio mangiare un altro piatto, ecco, non il roast beef, sarebbe troppo asciutto. Se non avete il termometro, vi consiglio di calcolare circa 20 minuti per chilo di carne. Magari è il caso che vi dica anche la temperatura, 190 gradi in modalità statica. Scusate, mi dimentico. Adesso pellicola stretta e, aspettate che sono un po' ingarbugliato, e dobbiamo attendere almeno 40 minuti se volete servire il roast beef tiepido, altrimenti, come lo preferisco io, attendiamo almeno un'oretta. Va benissimo farlo raffreddare così a temperatura ambiente. E sappiate che questo pezzo di carne è spaziale anche il giorno dopo, anche dopo 2 giorni, perfetto anche per sostituire l'affettato. Do un attimo una pulita e nel frattempo facciamo magari restringere un pochettino il sughetto, anche se in realtà è già abbastanza concentrato. Io il sugo non lo leggo, nel senso non è che metto amidi, perché comunque siccome è un arrosto che serviamo freddo, io quel sugo troppo, cioè legato, non mi va. Così, liquido, adesso lo facciamo raffreddare e poi impiatteremo, affettiamo e impiattiamo e poi mangiamo. Cominciamo a tagliarlo a fettine sottilissime e se avete la affettatrice ancora meglio. Mettiamo un po' di salsa, ma poca, questa qua serve per dare sapidità, è bella concentrata, quindi io non esagererei. E poi mettiamo un goccino di olio, così. Basta, siamo a posto. La carne è veramente tenerissima fatta in questo modo. Ricordatevi tutti i passaggi che abbiamo fatto e vi assicuro che se li seguite il risultato sarà eccezionale. E se provate a farlo, taggatemi su Instagram o su Facebook, che per me è veramente sempre un piacere vedere le vostre creazioni. Altri 2 video alla vostra sinistra, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e sotto c'è il collegamento con il blog per la ricetta scritta. Grazie per avermi fatto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video.